consigliera Maestri, la consigliera Plotteger e il consigliere Zeni. Il primo firmatario della mozione è il consigliere Manica, quindi diamo la parola al consigliere Manica per illustrare la mozione 58. Prego. Grazie Presidente. Allora, la mozione, a qualcuno sembrerà un déjà vu, perché riprende, riparte da un percorso già fatto da questo Consiglio, ovviamente non in questa legislatura, ma nella scorsa. Abbiamo inteso però riproporre il tema, molto banalmente perché quella mozione è di fatto decaduta riguardando un'altra legislatura, ma anche perché il tema è tutt'altro che spento e dimenticato. E lo riteniamo un tema rilevante, se non prioritario, per il territorio trentino, soprattutto per appunto chi ha visto la mozione, per quel che riguarda, cioè riguarda uno dei valori di questo territorio, che è il fiume Adige. Vi do quindi lettura, così poi eventualmente passiamo direttamente alla discussione, perché credo che sia sufficientemente esaustivo il testo di quello che si intendeva dire. Prego. Premesso che uno degli elementi strategici che caratterizzano e caratterizzeranno sempre di più la vita delle comunità contemporanee è l'accesso alle fonti di energia e che istituzioni lungimiranti devono cercare di garantire alla propria comunità energia e soprattutto energia pulita, premesso che lo sfruttamento a scopo idroelettrico dell'acqua è uno dei punti di forza del Trentino e rappresenta un'opportunità essendo una fonte energetica pulita, premesso che periodicamente nascono e si ripropongono progetti che fino ad oggi, per fortuna, dico, si sono arenati per la creazione di nuove centrali idroelettriche lungo il tratto trentino del fiume Adige, considerato che nel 2008 sono state presentate due richieste di concessione, inoltrate rispettivamente da Dolomiti Energia e da SWS Engineering SPA, che ha successivamente trasferito la richiesta di concessione alla Aquafil Power SPA per lo sfruttamento idroelettrico del fiume Adige nelle zone di competenza territoriale di alcuni comuni dell'Alta Vallagarina. Preso atto che queste stesse società, il 22 e 25 marzo 2010, hanno inoltrato alla provincia autonoma di Trento la richiesta di sospensione del procedimento di concessione, che in data ottobre 2012 Aquafil Power SPA ha chiesto la riattivazione del procedimento presentato, modificando l'originaria richiesta e traslando leggermente a monte l'ubicazione dello sbarramento, interessando in questo modo per la realizzazione della struttura i soli territori dei comuni di Pomarolo e Volano, tenuto conto che a questo progetto è seguita una campagna di promozione dello stesso atta a sottolineare le condizioni di favore delle quali potrebbero beneficiare gli enti locali coinvolti con riferimento alla loro bolletta energetica. Si è accennato allora alla possibilità di un ritorno dovuto alla servitù dell'opera quantificabile in quasi 500.000 di euro annuo per ognuna delle tre turbine di 1,5 megawatt da installare come contrappeso al sacrificio ambientale. Valutato che, stando alle previsioni progettuali, la diga in questione prevede la realizzazione di un salto d'acqua di almeno 3 metri, paratie mobili per deviare parte dell'acqua in una derivazione oltre l'argine fino alle turbine, la realizzazione di altre opere idrauliche conseguenti al funzionamento dell'impianto e conseguente formarsi di un bacino idrico a monte della diga di laminazione a causa dell'innalzamento del livello del fiume, producendo in definitiva conseguenze negative sul microclima dell'area, della fauna ittica e più in generale sull'assetto ambientale della zona interessata, oltre evidentemente ad incrementare il pericolo di allagamento per l'abitato di Nomi, rilevato che il paesaggio trentino ha già pagato in passato un forte tributo di natura ambientale per i molti fiumi minori, imbrigliati, deviati per la realizzazione di centrali idroelettriche, preso atto che il 20 dicembre 2012 nella conferenza dei servizi interessati alle problematiche inerenti l'opera in questione sono emerse molte perplessità ed aperte contrarietà in merito alla possibile realizzazione dell'opera e che fra queste spicca il parere negativo del servizio Bacini Montani che evidenzia ben 8 rilievi critici per motivare il proprio parere negativo, nonché quelli del servizio conservazione della natura e valorizzazione ambientale del servizio foreste e fauna che hanno a loro volta evidenziato problematiche ambientali degne di nota e valutazione. Preso atto infine che con delibera numero 2986 del 27 dicembre 2012 la Giunta provinciale ha dato comunque via libera alle successive fasi procedurali relative alla valutazione dell'impatto ambientale dell'opera in questione, ricordato che la
E con la mozione numero 176, appunto della 14ª legislatura, il Consiglio provinciale impegnava la Giunta ad elaborare con la provincia autonoma di Bolzano, anche in modo pubblico e partecipato, una comune strategia di approccio capace di preservare e valorizzare la risorsa Fiume Adige, grazie ad una regia pubblica e a tutela del pubblico interesse, ritenuta necessaria una riflessione e una nuova normativa in materia di derivazioni, sia alla luce degli evidenti limiti della norma che permette la modifica di un fiume che è patrimonio, almeno secondo me, comunale non è, con il coinvolgimento formale di soli 3 comuni e non perlomeno di una comunità più ampia come la comunità di valle interessata, sia in ragione dell'evidente stortura normativa che permette di fatto di stravolgere una valle in funzione di un interesse privato, rilevato dalla documentazione depositata l'evidente paradosso che per ottemperare il rispetto della soglia dei 3 megawatt, limite oltre il quale non è prevista la realizzazione di impianti di produzione di energia idroelettrica sull'Adige, l'esercizio dell'impianto viene previsto dagli stessi proponenti per solo 8 mesi all'anno, ricordato che il fiume deve essere considerato in variante fondamentale di questo territorio, nel significato pieno attribuito a questo sostantivo dal PUP, e che l'ottenimento di un beneficio del singolo non può determinare un danno per la collettività, quale ad esempio l'incremento del livello del rischio, evidente e palese, credo, per la comunità, perlomeno di nomi, ricordato che la procedura attualmente in sede istruttoria di via deve essere comunque quanto conforme a quanto disposto dal piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, evidenziato ancora che tra le osservazioni del bacino servizi montani c'è anche la preoccupazione che la localizzazione di questa tipologia di derivazione prescinde dalla valutazione di altre possibili collocazioni lungo l'asta del fiume Adige, dando pertanto origine al possibile proliferare di interventi analoghi non previamente pianificati, evidenziando pertanto che la necessità di una riflessione complessiva sugli eventuali sfruttamenti idroelettrici del fiume Adige, valutata con forte preoccupazione l'ipotesi di realizzare una nuova centrale idroelettrica con le caratteristiche impattanti sopra descritte lungo il corso del fiume Adige, con le possibili conseguenze sul piano dell'impatto ambientale e paesaggistico, delle variazioni microclimatiche e dell'alterazione del nostro più importante corso d'acqua, oltre all'evidente incremento del pericolo di allagamento per l'abitato di Nomi, tutto ciò premesso, il Consiglio della Provincia Autonoma di Trento impegna la Giunta provinciale ad elaborare con la Provincia Autonoma di Bolzano, anche in modo pubblico e partecipato, una comune strategia di approccio capace di preservare e valorizzare la risorsa Fiume Adige con regia pubblica e a tutela del pubblico interesse, a valutare ogni concessione inerente al Fiume Adige nel territorio della Provincia Autonoma di Trento, con valenza anche per quanto riguarda le domande alla data odierna già depositate anche in base alle valutazioni emerse dalla strategia di cui al punto 1, a non sottoporre a procedura semplificata nessuna richiesta di sfruttamento di risorse considerate dal PUP come elementi invarianti del nostro territorio, a rivedere le modalità di partecipazione al processo decisionale in modo da coinvolgere nelle valutazioni e nelle scelte le comunità di valle, la comunità di valle interessata e tutti i comuni coinvolti dal progetto proposto, non solo dunque quelli entro i cui confini demaniali si prevede di mettere in atto l'opera, a partire dalla valutazione di cui l'articolo 7 delle norme di attuazione del PGUAP, a incentivare forme di sfruttamento idroelettrico del fiume Adige con proposte tecniche meno impattanti rispetto a quelle tradizionali dello sbarramento. Detto questo, letta la mozione, mi preverebbe sottolineare alcune cose. Primo, questa non è una mozione ideologica contro qualsiasi intervento sul fiume Adige. È una mozione però che parte da una proposta, quella che attualmente è sospesa al via solamente per, diciamo, una richiesta del proponente, non per altri motivi, che ha fatto emergere, a mio avviso, era una faccenda che ho seguito da sindaco ovviamente prima di arrivare qua, ma che è stata parecchio anche sui giornali, alcune contraddizioni sulle quali credo questo Consiglio debba riflettere. Innanzitutto che una procedura di questa importanza, che di fatto va a modificare il fiume, anche scordandosi i ragionamenti delle comunità locali su questo tema, sull'Adige, faccio presente che per esempio sul fiume Adige alcuni piani regolatori della Valle Agarina fanno ragionamenti di parco fluviale e qua arriva per esempio su questo sforzo di pianificazione invece un intervento che è di tipo totalmente diverso. Il fatto che la procedura possa essere
sbloccata, portata avanti col parere semplicemente dei due comuni sui quali noi andiamo a costruire la diga, ignorando che invece su un tema di questo tipo, su un fiume, la comunità che deve esprimersi deve essere sicuramente più ampia. Per una banalità, se facciamo questa diga, il comune di Nogaredo, Villa, Rovereto non potrà mai farne un'altra, perché i tempi di ricostruzione del normale deflusso sono di chilometri. Faccio presente che questa diga causerà un reflusso di 3 chilometri, un innalzamento del livello artificiale del fiume di circa 3 chilometri. L'evidente forzatura anche di quello che è l'interesse pubblico, perché abbiamo una situazione come quella del comune di Nomi che andrà tecnicamente sotto il livello del fiume, peggiorando la situazione nota, credo ai più, di questo comune, dove periodicamente l'innalzamento delle falde causa allagamenti nelle case. Il comune di Nomi è depresso rispetto al livello del fiume già oggi. Un intervento che anche negli accorgimenti, a quanto mi risulti, ultimi presentati, prevede addirittura di costruire una trincea lungo tutto il comune di Nomi, lungo la strada provinciale, per intercettare eventuali infiltrazioni che dovesse originare la diga, quindi palesando che la costruzione di quest'opera andrà a peggiorare il livello di rischio di questa comunità. Il fatto che si sa che sono in ballo sul fiume Adige anche altri appetiti di altre iniziative, quindi questa potrebbe essere una prima diga costruita sul fiume, e tutto questo in assenza di un'idea complessiva, perlomeno provinciale se non regionale, quindi perlomeno di avere un piano provinciale sull'utilizzo del fiume Adige. Quindi il rischio che questo sia un'apripista, che questo intervento sia un modo per fare il primo intervento e poi far sì che l'Age diventi appunto qualcosa da utilizzare senza ordine. Il fatto che comunque, chiudo, questo è un intervento semplicemente privato, è un intervento fatto da un'azienda che costruirà quest'opera per avere energia a costo più basso, e qua non nego che il problema dell'energia non sia un tema vero delle aziende, ma è un tema che va gestito con un intervento allargato, non può essere risolto azienda per azienda. E quindi cercando di inserirsi nelle previsioni normative, realizzando tra l'altro appunto una diga di questa importanza, la follia di realizzare un'opera che funzionerà per 2/3 eventualmente, cioè 8 mesi all'anno. Nella mia testa credo che se scelgo di fare un sacrificio di un pezzo del mio territorio che si chiami fiume o si chiami qualcos'altro, massimizzo quel sacrificio, di certo non lo uso, non lo sotto utilizzo. La convinzione mia che su questo tema l'interesse pubblico dovrebbe essere analizzato prima di qualsiasi interesse privato, e quindi sul tema dell'energia la regia, la presenza, la mano che conduce dovrebbe essere principalmente quella del pubblico. Ecco, quindi la mozione chiede di riprendere per mano questo tema che a nostro avviso è in parte sfuggito. Grazie. Ha chiesto adesso in discussione generale, ha chiesto di intervenire il consigliere Civettini. Mettetevi d'accordo, io trovo